Allora, salve ragazzi, vediamo quindi massimi e minimi con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange e l'essiano ordinato, l'operando l'essiano ordinato. Allora, abbiamo la nostra funzione in due variabili e il nostro vincolo. Quindi cosa facciamo? Ci costruiamo la funzione lagrangiana, quindi una funzione, diciamo, ausiliaria, una funzione di appoggio. Come la si costruisce? Beh, prendiamo la funzione in xy, quindi x quadro più y quadro meno 2y, meno lambda che moltiplica il vincolo. Ovviamente si può mettere meno lambda, ma si può mettere anche più lambda, poco anzi nulla cambia. Poi cosa faccio? Facciamo le derivate, no? Rispetto a x, rispetto a y e rispetto a lambda. Quindi rispetto a x sarà 2x meno lambda, rispetto a y sarà 2y meno 2 e poi qua ovviamente vado a moltiplicare meno 4 lambda. E poi rispetto a lambda basta mettere appunto la funzione che moltiplica lambda, perché la derivata rispetto a lambda è il coefficiente di lambda stesso. Quindi attenzione che c'è il segno meno, quindi è meno x meno 4y più 1. Ovviamente, ripeto, che ci sia meno lambda o più lambda è indifferente. Tanto alla fine io posso cambiare il segno come ho fatto in questo caso, ma giusto per agevolare qualche calcolo. Quindi cosa facciamo? Beh, il gradiente della lagrangiana lo poniamo uguale a 0, quindi poniamo le derivate parziali fatte uguali a 0 e cominciamo ad operare sul sistema. Quindi cosa ho fatto io? Allora, ho molto agevolmente esplicitato la x uguale a 1 meno 4y. Dalla seconda equazione ho esplicitato la y, ho diviso tutto per 2, quindi y uguale a 2 lambda più 1. Poi ovviamente vado a sostituire questo valore di x in questa funzione, quindi avrò 2 che moltiplica 1 meno 4y meno lambda uguale a 0. Ovviamente poi al valore di y vado a sostituire 2 lambda più 1 e quindi nella prima equazione poi ovviamente avrò tutto in funzione di lambda. Quindi svolgendo un po' di calcoli troverò che lambda è uguale a meno 6 diciassettesimi. Quindi per questo valore di lambda lo vado a sostituire in quest'altra equazione, quindi mi troverò la y che è uguale a quindi 2 per meno 6 diciassettesimi meno 12 diciassettesimi più 1, ossia 5 diciassettesimi. E poi ovviamente il valore di y trovato lo vado a sostituire qua e vado a trovare anche la x. Quindi otterrò in questo caso un punto di coordinate x, y e lambda che sono meno 3 diciassettesimi, 5 diciassettesimi e meno 6 diciassettesimi. Quindi ho ottenuto un solo punto. Mo, andando a sostituire questo punto, almeno le coordinate x e y, alla funzione, ho poche informazioni, non posso sapere se questo punto è di massimo o di minimo. Finché io ho due punti, li vado a sostituire e vedo qual è il valore più alto, la quota più alta e la quota più bassa, e quindi posso regolarmi tra chi è il massimo e il minimo. Ma in questo caso un solo punto. Allora mi costruisco il mio essiano ordinato. Allora, qua sotto vi ho messo due regolette. Allora, l'essiano ordinato come si costruisce? Beh, è una matrice 3x3, dove il primo elemento, no, di nord-ovest è 0 e poi la orlo con le derivate del vincolo, quindi rispetto a x, rispetto a y, rispetto a x e rispetto a y, ecco perché si chiama orlato, perché lo orlo con queste due derivate, quelle del vincolo, e qua invece in questa sottomatrice quadrata vado a mettere l'essiano come lo calcolavamo una volta, cioè la derivata seconda rispetto a x, quella mista di x rispetto a y, di y rispetto ad x e poi la derivata seconda rispetto ad y. Ovviamente le regole sono queste, una volta che calcolo questa matrice. Allora, se l'essiano ordinato è maggiore di 0, significa che il punto P con 0, cioè il punto trovato, è un punto di massimo vincolato. Se minore di 0 è un punto di minimo vincolato. Se l'essiano uguale a 0, l'essiano ordinato uguale a 0, ovviamente dovrò usare altri metodi perché non ho informazioni in merito. Benissimo. Allora, cosa faccio? Calcolo la derivata seconda rispetto a x della nostra lagrangiana, nel nostro caso è 2. Poi la derivata seconda rispetto a y, che è sempre 2, perché queste sono costanti. La derivata parziale mista, cioè
derivata di x rispetto a y, che ovviamente è 0, e per sempre il teorema di Schwarz sarà uguale alla derivata di y rispetto a x, e poi vado a calcolare la g' di x, che è 1, come ben vedete, e la g' di y, che è ovviamente, meno 1 e meno 4. Attenzione che c'è il segno meno. Quindi, cosa vado a fare subito? Vado a calcolare l'essiano orlato, quindi ci metto 0, seguendo la regola, meno 1, meno 4, meno 1 e meno 4, quindi orlo il mio essiano con le derivate del vincolo, e poi qua ci metto n di xx che è 2, n di xy ed l di yx che è 0 e 0, e l di yy che è 2. Quindi, cosa vado a fare a questo punto? Posso prendere la prima riga, quindi 0 non, quindi lo escludo ovviamente. Abbiamo prima riga e seconda colonna, 1 più 2 fa 3, quindi c'è il segno negativo, meno 1. Quindi se prendo questo valore, tolgo la prima riga e la prima colonna, mi rimangono, come matrice quadrata, questi quattro elementi, meno 1, 0, meno 4 e 2. Poi più, perché prima riga, terza colonna, 1 più 3 fa 4, quindi un numero pari, quindi ci va più, meno 4, che moltiplica, ovviamente, se prendo questo valore, tolgo la prima riga, tolgo la terza colonna, e mi rimangono questi quattro valori, quindi meno 1, 2, meno 4 è 0. Quindi meno per meno fa più, e quindi avrò 1, meno 1 per 2 fa meno 2, meno 4 per 0, meno 4 per 0 fa 0, quindi meno 2, poi più per meno fa meno 4, meno 1 per 0 fa 0, meno 8, quindi diventa più 8. Quindi avrò meno 2 meno 32 che è uguale a meno 34, che è minore di 0, ragion per cui posso dire con certezza che il punto P trovato è un punto di minimo vincolato. Se voglio trovare la quota, questi ovviamente sono i valori di x e di y, che sono questi valori qua, se voglio trovare la quota ovviamente vado a sostituire meno 3 diciassettesimi e 5 diciassettesimi alla funzione di partenza, e vedo a che quota, a che altezza, insomma, si trova questo punto di minimo. L'idea è questa. Allora, questa è la funzione, questa in blu è la funzione in due variabili, il piano è questo, è il nostro vincolo, e quindi il vincolo sarà, io l'ho fatto, cioè, spero che si veda bene, sarà in questa posizione, oppure in questa posizione qua. Spero che insomma il grafico renda un po' l'idea di quello che è il massimo e minimo vincolato. Quindi io sto soltanto trovando un punto che sia di massimo o di minimo, quello che sia, ristretto al vincolo per quanto riguarda la nostra funzione in due variabili. Quindi spero di essere stato chiaro. Questo è il modus operandi per quando si usa, per come usare, l'essiano orlato, e niente, al prossimo video.